Si andrà al ballottaggio a Chieti, si parla già di quelli che saranno ovviamente gli accorpamenti per cercare di vincere queste elezioni. Febbo ottiene il 30% delle preferenze, si parla ovviamente di cercare voti. Domani ci sarà un incontro importante, vero o no? Penso che sia giusto che ciascuno dei candidati rimasti in campo cerchi ogni forma di consenso, prima di tutto con i cittadini, poi con le associazioni, poi con i movimenti, poi con le liste e poi anche con i partiti. Io ho detto al candidato Luigi Febbo, che ha fatto un capolavoro, perché quella è una città dove il sentimento, diciamo, conservatore, a volte illuminato, a volte no, era prevalente. Se si fa la sommatoria dei voti distanziatisi o distintisi rispetto al sindaco uscente, tra uscente e uscito è una questione di giorni, credo che la maggioranza sia straordinariamente più consistente rispetto a quella che è rimasta al sindaco uscente. Cosa fare da adesso in poi? Intanto continuare a parlare con i cittadini, io mi ricordo me la presi con i citofoni, e poi determinare quali sono le priorità per un cammino ulteriormente accelerato, più veloce per la città di Chieti. Luigi Febbo ha le caratteristiche, io naturalmente sostengo lui.